oggi videozzo dei prodotti finiti beauty, che come sempre sono una moltitudine. E più ci ho messo anche un po' di campioncini, perché l'altra volta li avevo accumulati e non ho fatto un video apposito, perché insomma forse è un po' palloso tutto campioncini, e li avevo gettati. Vi ho fatto la foto che vi ho mostrato su Instagram, erano veramente tanti, però adesso ho pensato di mettervene un pochino anche nei finiti, così me ne parlo un pochetto. Quindi prima, se ancora non siete iscritti, iscrivetevi al canale per non perdere i miei prossimi video attivando la dindon. Mi raccomando, supportatemi con un bel pollicino in su ed un commentino. Dai, dai che mi aiutate e mi fa sempre tanto tanto piacere. Cominciamo subito. Comincio con le veline, queste dell'Eurospin, le Soft Dream veline 3 veli. Mi ci trovo bene, l'unica cosa, non bisogna utilizzarle per il mocio, perché altrimenti si sfogliano, ti trovi il mocio dappertutto, non è una cosa molto piacevole. Però per l'utilizzo beauty devo dire che mi piacciono molto, anche se restano un pochettino polverose. Poi colluttorio White and Fresh, anche questo di Eurospin, colluttorio whitening per denti ancora più bianchi, antiplacca, gusto menta artica, non super potente, però devo dire che mi piace, dà un bel effetto fresco in bocca, quindi una sensazione molto molto piacevole. Poi finito questo video del cucco, la corte dei golosi, che non credo che facciano neanche più, bagno schiuma, pistacchio e ciocco bianco, una goduria, vi giuro, buonissimo, una profumazione veramente fantastica, lasciava la pelle anche morbida e poi super godurioso. Questa combinazione adoro, mi piacevano tantissimo questi bagno schiuma perché erano molto molto particolari. Poi altro colluttorio, questo Z colluttorio remineralizzante antibatterico, questo invece è DLD, remineralizzante, sì, igienizza il cavo orale e aiuta a rinforzare lo smalto. Anche con questo mi trovo bene, infatti lo ricompriamo spesso, costano poco e sono buoni. Dentifricio White and Fresh Complete Action anticarie, lito fresco e antitartaro, non mi ricordo, no, questo era buono, ma ce n'era uno che avevamo provato che non ci piaceva, non mi ricordo quale, però questo è buono, un buon profumo mentolato, proprio bello fresco, anche se non è che duri tantissimo, questo in effetti è vero, non dura troppo troppo l'effetto rinfrescante pulente. E l'Ines, dopo questi viola, libera e felice come un armadillo. Poi le salviettine Sien multiuso umidificate, delicato, ipoallergeniche, detergente rinfrescante, Yes Vegan da 20 pezzi. Cos'è questo? Non riesco a capire cosa sia. Comunque, queste qua sono trovata bene. L'unica cosa è che si rompe poi l'apertura, perché un pochettino tende a non chiudere troppo bene. Però devo dire, sono ottime, belle, morbide, delicate, manine, viso, culetto, quindi per un sacco di utilizzi. Queste invece, allora, non sono male, vi risparmio a casa, 72 salviette umidificate senza alcol, queste qui non sono male, sono anche abbastanza imbevute, non eccessivamente delicate, però si possono usare per mani e magari culetto. Per il visino non mi sono piaciute tanto perché arrossano un pelo, quindi non lo so, però puzzano, mamma, c'hanno una puzza terrificante, santa Maria, ma puzzolenti forte. Poi latte detergente delicato viso e occhi per tutti i tipi di pelle, questo fior di magnolia di Eurospin con estratti di camomilla, vitamina A ed E. Allora, come detergente mi è piaciuto tanto, bello delicato, anche fresco, lascia la pelle morbida, però come struccante, perché poi dice anche struccante, no, come struccante assolutamente bocciato, si può usare per qualche ritocchino durante la fase di mentre ci si trucca, però proprio per struccare l'intero make up no, non ce la fa, quindi sbircio, quindi no. Poi sempre fior di magnolia, però i dischetti, 120 dischetti per make up, eccoli qua, 100% puro cotone, invece questi mi piacciono molto, li compro e li ricompro, sono anche molto economici, anche se ultimamente sto utilizzando spesso il guanto struccante, quello Make Up Revolution. Invece questi sono Fleur de Cerise, 60 maxi dischetti, 100% cotone anche questi, double fuss, questi sono DMD, quelli belli grandi, mi piacciono tantissimo, veramente buoni, infatti li voglio riacquistare. Poi fantastici i salva slip, sempre questi di Lidl, sono veramente il top per quanto mi riguarda, belli delicati, si prestano ai movimenti sullo slip, non si sfaldano, ottimi, ottimi, ottimi. Questi fior di magnolia invece sono salviettine per l'igiene intima, 100% biodegradabile con calendula e timo, sono 20, eccole qua, quindi da borsetta, anche queste non mi dispiacciono per niente, l'unica cosa appunto è il click, questo non hanno il click clack, quindi sì,
tendono ad aprirsi troppo facilmente perché a volte non ripristina la chiusura. Poi Jardin du Monde, questo è Yves Rocher Fleur de Coton d'Inde, il bagno doccia, buonissimo, molto delicato, una coccolina proprio soft, però buono, piacevole, anche la profumazione è delicata ma non stucchevole, perché lo sapete che a me troppo non mi piace. Ah, mamma, questo se l'avessi saputo li avrei presi uno tutti da provare e poi ne avrei preso un altro anche di questo perché mi sono innamorata della Sien, sempre da Lidl, Desire and Soap, quindi sapone per le mani. Ah, guardate che carina la confezioncina, credo che fosse in edizione limitata, non lo so. Boh, comunque, pera e prugna Mirabelle, buonissimo. Mamma, che buono! Cioè, profumatissimo, lascia le pelle super idratate e morbida, grazie amore, super morbida. Piace, proprio una coccola fantastica. Poi, sarà qua patata? Sì, è qui! Sto aspettando il contenuto di questo, perché la scatolina già me l'aveva sgobbata, sto aspettando il profumino. Vidal White Mask, musco bianco, doccia tonificante favoloso, lo adoro, mi piace. Tantissimo, ottimo. Questi Vidal a me piacciono veramente tanto, tanto, tanto. Poi, questo sempre Yves Rocher shampoo capelli anti forfora con scorze di melograno senza silicone, senza parabeni, 300 ml. Devo dire 5 euro di shampoo. All'inizio sembrava un po', invece, no, non lo ricomprerò più assolutamente per 5 euro. No, mi sto trovando molto bene con quello dell'Eurospin della NIA. Vediamo un po', allora lasciava i capelli morbidi e anche abbastanza profumati, però non è che me l'ha eliminati, cioè io vorrei proprio togliermela dalle balle, ok che mi viene quando sono un pochettino, periodo un po' stressata così, però anche due marrons, no, mi aspettavo un pochettino di più. Tonico riequilibrante, sempre fior di magnolia, anche questo, sì, anche questo dell'Eurospin, sì, rinfrescante e rigenerante con aloe, mi è piaciuto molto, bello fresco. Forse ce n'era 150 e questo 200 c'era un po', perché io tendo a terminare sempre prima il tonico, però devo dire che non mi è spiaciuto per niente nemmeno questo. Poi favoloso White Now, denti più bianchi subito. Che c'è? Menta dentro questo fantastico, questo dentifricio è spaziale, ci è piaciuto troppissimo, veramente ottimo. Anche dentro blu, quindi sbianca, alito fresco, pulito, proprio favoloso, ottimo, costicchia un po', ma a trovarlo in un'offerta sarebbe buono. Poi della Geomar, maschera viso 5 minuti purificante effetto matte con argilla bianca e biofiore di malva, lo sapete, le adoro queste maschere della Geomar, mi piacciono tantissimo, in particolar modo questa perché va proprio a sgrassare, a pulire a fondo il viso, ottima, ottima, ottima per il prezzo, veramente fantastica. Poi Bottega Verde Keratina e Cashmere, shampoo ristrutturante e nutritivo con keratina e proteina del cashmere per capelli fragili o che si spezzano senza parabeni e coloranti. Questo l'avevo trovato in una rivista e l'ho ricomprato in Minitalia da Bottega Verde perché mi è piaciuto tantissimo. Magari ho, allora io ho fatto così, siccome avendo un po' di la forfora, quindi ho fatto così. Qua lo shampoo antiforfora risciacquavo e poi da mezza lunghezza questo qua, morbidezza assicurata, ottimo, 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 piace molto. Poi Gillette MAC 3, questo sono del mio amore, 8 ricambi, Closer Shave Without All the Redness, autentico, non c'è niente di particolare, sono appunto le 10 testine del ricambio, si trova molto molto bene il robinoso, solo le MAC, solo queste qua della Gillette. Poi terminate Dentoral, le pastigliette effervescenti, quelle per la pulizia della, io le utilizzo per l'apparecchietto, mi trovo benissimo, sono veramente, aiuto, sono veramente comode, pratiche, poi lo puliscono, igienizzano. Ah, questo è in combo, questo è un regalino che mi aveva fatto Cerbiattina ed è bagnoschiuma e crema corpo, Black Tea English Garden, Black Tea e Coffee Oil, bagno dolce emolliente dell'English Garden, buonissimo. Ha un profumo buono, veramente energizzante, proprio energico, forte e piacevolissimo. Mi è piaciuto tanto sia il bagnoschiuma che la crema per il corpo. Lascia la pelle anche molto, molto idratata. Poi, sempre maschera, questa Isana che mi aveva regalato una mia amica Consu. Questo è in tedesco.
despo, però è una peel off mask Silver Grammour in limited edition. Che toga, mi è piaciuta tantissimo. Questa lasciava la pelle veramente pulita e morbida, ottima, ottima, ottima. Si è trovata tanto bene. Altro dentifricio Colgate Sensation White con i microcristalli. Io li adoro i microcristalli, mi piacciono tantissimo. Quando proprio senti i microgranulini, adoro. Buono anche questo. Poi, finito il mitico Figherrimo riacquistato. Non ridere. Monoleta Iti, l'olio secco di Brochet. Ma quant'è spettacolare questo. Questo ci piace un casino, è veramente fantastico, idrata, ti fa abbronzare quando sei già abbronzato, profuma, è pazzesco, è veramente strepitoso, mai più senza. Terminato sempre fior di magnolia, infatti li stavo utilizzando proprio insieme, il lo struccante bifasico occhialava per tutti i tipi di pelle, sì, per tutti i tipi di pelle, waterproof. Adoro, anche questo mi piace tantissimo, ancora la confezioncina vecchia, mi piace tanto, veramente efficace, elimina qualsiasi traccia di trucco, anche quelli più resistenti, strong, appunto resistenti all'acqua, favoloso. Poi ho terminato, anche questo mi è piaciuto tantissimo, Elixir Jeunesse, sempre di Vrochet, questo è antipollution più detox, quindi antinquinamento più detox, acqua micellare e detergente, viso e occhi e fa anche da struccante, ottimo. Veramente ottimo, ha un buon profumo, un po' particolare, è delicatissimo sul viso, rimuove le tracce di trucco, mi sono trovata veramente bene, mi sa che ne ho anche un altro di scorta, ottimo davvero, prodottino fantastico. Terminata la mini taglia monodetaiti del bagno doccia, questo fa per corpo e per capelli, fantastico. Piace troppo. Splentastico, che ve lo dico a fare, fantastico. Poi questo della Collistar, spray molecolare acido ialuronico, idratante, liftante, viso, collo e décolleté. Questo l'avevo preso appunto per liftare. Non so se lifti, però mi piace un sacco. È veramente fantastico. Uno, perché senti un pochino l'effetto tensore quando lo vai a spruzzare. Due, perché idrata tantissimo la pelle. E poi è anche una figata per fissare il make-up. Quindi ho un prodottino che potrei anche riacquistare. Mi è piaciuto molto. E poi comodissimo anche perché è in spray. Poi finiti i soliti spazzolini per noi, questi qua Mentadent, lo sapete, sempre i Technis sono gli stessi. E poi per Sofì il coccodrillo. Coccodrillo come fa? Troppo simpatico, veramente carinissimo. E poi anche la ventosina. Poi ho finito un po' di burro cacao. Allora, i Brochet, il solito al karité del top, veramente se avete bisogno di labbra sistemate è fantastico. Poi Pomme Rouge Red Apple della collezione natalizia, anche questo Yves Rocher, molto buono, però questo è della mela, bravissima, però se si hanno le labbra normali, quindi non, perché io non l'ho trovato super super idratante e nutriente, quindi per le labbra normali va bene, un buonissimo profumo. Anche questo sempre dell'edizione natalizia Golden Tea di Yves Rocher, anche molto questo bello. buono, questo mi è piaciuto. Con la Dimmi, tazza con da la te. tazza da tè, che questo mi è piaciuto tantissimo, la profumazione, però anche questo l'ho trovato non troppo idratante, cioè no, almeno per quello che cerco io, se le hai un po' devastate non va bene, è meglio il karité. Questo per tutti i giorni, se le labbra sono a posto, mi sono trovata molto bene. E poi profumo fantastico. E poi ho terminato questa figata pazzesca che volevo riacquistare, però l'hanno riaumentato, anziché 2,90, mi ricordavo costasse 2,99, dovrei controllare. Comunque, lo voglio riacquistare anche se costa 3,99, perché mi sono trovata divinamente della Lavera Basis Sensitive Natural Cosmetics, questo balsamo labbra, dice soltanto balsamo labbra Green Hydro Protection. Mamma, fantastico. Fantastico, buonissimo, morbido, nutriente, idratante, ristrutturante, fantastico, cioè appunto mi è piaciuto veramente tantissimo, quindi lo vorrei Molto, riacquistare molto, molto molto molto. Poi Ginger Lime Candles, queste molto. Molto buon profumo. diciamo le gialle dei proletari che avevo preso da Auchan. Questa lime è stupenda, è che non si riesce a terminare, non sono riuscita a terminarla perché poi non faceva più, si spegne, peccato, però questa veramente è molto profumata e persistente anche nell'ambiente, ottima, questa è veramente buona. Poi queste non le conoscevo, ma in realtà anche Mamma questa è la piace mia, troppo. questa buonissima, la mia cerbiattina, La anche questo confezione. bellina di Primark, Prosecco e Pink Fizz, Scented Candle Bar Time 16, 16 ore, buona. Rilassante, veramente. Proprio una candela. Ah, proprio
quei momenti di relax, bella, bella, rilassante però avvolgente perché è molto calda e tranquilla, buona, 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 mi è piaciuta tantissimo. Poi ho terminato le salviettine baby, queste Hello Baby, a Sofì piace anche il profumo, vero amore? Sì, è buonissimo. Ah, le Vedi piace. quella? Ah, quelle, le altre, mamma mia, non Mamma piacevano neanche a mia. me. Ottime, a parte il profumo che a me non piace, ma a Sofì sì, per l'altro sono veramente fantastiche. Poi da salutare, due buffer perché non sbafferano quasi più, quindi questi due che ho acquistato dai Cinciu e poi questa lima che mi pare mi avesse regalato Alinum stessa, adesso non mi ricordo, forse sì, tutta bella colorata floreale, quindi non fa più utilizzarle perché non limano. Infine, allora vi faccio vedere un po' di campioncini perché ce n'è. Fazzoletti come se non ci fosse un domani, lo sapete. Tutti buoni, questi fantastici dei supereroi con Thor, questi di acqua e sapone molto buoni. Lidl sono il top dei fazzoletti, poi bellissime anche le confezioni. Risparmio a casa sono passabili. E poi fantastico questo con Iron Man. Top, top. Poi il deodorante Mi Neutro è piaciuto Roberts. quell'odore Fresco sali, zero sali, di papà. sì, di alum. Amore, mi stai facendo Ah, incasinare. scusa. Allora, fresco. Dicevo, Neutro Robex, fresco, zero sali, di alluminio, zero ma, che mi stavo incasinando. Ottimo, 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 mi piace tantissimo, infatti lo riacquistiamo sempre. Ed infine, due prodottini, poi vi faccio vedere un po' di campioncini. Una Yankee Votiva Pink Dragon Fruit. Mamma che buona, buonissima, che buona, molto estiva, allegra, briosa e gioiosa, fantastica. E poi il Secret Fantasy, ecco, adesso te lo do, il profumino di Avon, che la cui profumazione adoro, però su di me non si sente niente, quindi per questo mi tocca bocciarlo, perché la profumazione davvero mi aveva colpito tantissimo. Tieni patata! Vieni. E adesso un po' di campioncini vi faccio vedere. Allora, questo Nature, perché mi sono trovata una quantità di campioncini così, sono spuntati dal niente. Possiamo chiacchierare ancora un po'. Cedar Wood and Lime Eau de Toilette, buonissimo, buonissimo. Non so neanche se lo facciano ancora questo, veramente ottimo. Poi questo è un regalino di Sony, una crema per il viso, Hyaluron Nacht Ledgerish, credo che sia da notte, ricca, super ricca, veramente fantastica. Appunto, l'ho utilizzata la notte e la pelle è proprio nutrita, buona, non unge, non unge, è bella, ricca appunto, però non è di quelle unte che poi ti danno fastidio, no. È che quando c'è un po' troppo caldo tende a sudare, ma io la metto la notte e mi sono trovata veramente benissimo. Poi, altro regalino di Sony, mi raccomando, sempre un baciottissimo, è questa cremina per le mani Eubos Trockenhot, urea 5% and cream, questa qua, c'ho naturalmente gli appunti dietro, ricca e un po' unta, ma durante la notte è perfetta perché idrata e ristruttura la pelle, ottima texture, questa mi è piaciuta tantissimo. Poi gel detergente purificante, cosmesi viso, bardana e acidi di frutta, buono, veramente bello, un profumo fresco e energetico, mi è piaciuta tantissimo e poi lascia la pelle anche bella pulita e comunque non secca. Poi Avon True Miracle Glow Nourishing Oil Cream, questa crema mi è piaciuta un casino, veramente buona, ottima, aveva dei piccoli microgranuli appunto tipo dorati che poi si fondevano benissimo con l'incarnato, mi è piaciuta tanto, bella idratante. Poi questo è un regalino invece di Angela, mando un baciottissimo anche a te tesoro, grazie. Menta gel corpo, ecco, mi ricordavo di averla provata, buonissima, buonissima. Gel corpo con estratto di menta peperita, ottimo, di Bottega Verde, veramente una cremina corpo tonificante, da quanto è fresca, c'è proprio una sensazione piacevolissima da applicare mentre si applicava. Ambre Noir Yves Rocher, troppo buono, incisivo e seducente, ottimo, ottimo profumo anche questo. Poi Bio Balsamo semi di, ah, questi li ho usati in Mamma, ti ha fatto ah, un tanto l'ho già detto, amore, grazie. Li ho utilizzati in trombo perché sono in tre. Comunque sono campioncino. Ma li hai attaccati tu?
gli ho attaccati, amore. Sono il bio balsamo. Allora, facciamo in ordine. Infatti, karité 100, olio di karité 99% per la pelle e per i capelli. Shampoo Fitto Paris energizzante. Laboratorio Fitto Solva Paris e bio balsamo ristrutturante, districante, semi di lino e mandarino con estratto di moringa, pantenolo e oligosaccaridi della frutta. Allora, eccolo qua, anche questo è un regalino di Angela, buonissimi, mi sono piaciuti tantissimo. Un po' strani durante l'utilizzo, ma con l'ultimo risciacquo i capelli erano molto più disciplinati e durante l'asciugatura sono risultati essere più morbidi, quindi insieme mi sono piaciuti veramente tanto, perché si notava proprio al tatto anche la differenza con la morbidezza dei capelli. Io ce li ho tutti matti, lo sapete. Questo invece me l'ha regalato Anton, i consigli di Antonella, mando un baciottissimo, ed è un profumino dell'Erboralio accordo arancio, buono, troppo buono. L'unica cosa è che trovo un po' scomodo i profumini così che hanno il liquido, però per l'altro devo dire la profumazione mi è piaciuta tantissimo. Poi cremine viso, qua sbrodolato poco, che cos'era? Ah, il latte detergente, vabbè. Cremine viso, queste sono la Anti Age Global di Yves Rocher, la creme fondamentale anti aging care per tutti i tipi di pelle, eccola qua. Allora, non so se funziona, sempre i miei puntini, non so se funzionano come anti age, ma è super piacevole, fresca, si stende bene, lascia la pelle morbida e non unta, asciuga rapidamente, anche ottima come base per il trucco. Poi questa sempre Yves Rocher, ma è la Wrinkle and Firmness Pumping Care da giorno, quindi rughe e fermezza per tutti i tipi di pelle, non grassa, si stende bene, si assorbe piuttosto velocemente, anche questa mi è piaciuta. Poi sempre Yves Rocher, allora queste da giorno e da notte sono Wrinkle and Radiance, questo invece è rughe e radiosità, sempre della Serum Vegetal di Brochet, anche questo Serum Vegetal. E vediamo un po' cosa ho scritto. No, non ho scritto niente, però mi ricordo anche queste che mi piacciono. Hanno una bellissima texture, non danno fastidio, non fanno l'effetto unto, si assorbono bene, sono molto piacevoli da utilizzare. Questo altro regalino della mia cerbiatina all'olio di argan, è una crema per il viso con estratto di foglie di argan più luminosità e compattezza, mi è piaciuta tanto, a parte il profumo che è veramente ottimo, buona anche questa. Poi questa invece, come si pronuncia? Naitu, sette legni doranti e crema corpo. Anche questo regalo della mia cerbiattina, dovrei avere anche l'altra, no, forse questo no, solo la crema corpo, buono, bello forte, particolare, un profumo particolare e molto piacevole. Poi questo Myrta Vengel, freschezza intensa e prolungata, non mi ricordo dove l'avevo trovato, se non l'avessero dato forse in farmacia o in parafarmacia, piacevole e fresco, non unge, lascia la pelle morbida, senti proprio l'effetto fresco, bello, mi è piaciuto tanto, quando poi sei stanca, morta, con le gambe e una mano dal cielo. Poi Serum Vegetal Rides and Enclat Radiance, uguale all'altro, può essere, però qua c'erano i tre prodottini, quindi il siero, la crema da giorno e la crema da notte. Buono, comunque mi piacciono le texture di queste creme Yves Rocher. Argan del Marocco, questo invece è un regalo di Ali ed è un detergente viso setificante con olio di argan rigenerante e nutriente, anche questo ottimo, morbido, lascia la pelle settosa e molto luminosa, e poi un profumo spettacolare. Ed infine poi abbiamo terminato, questa marca io l'adoro e se la trovo l'anno prossimo mi vorrei riprendere la protezione per il viso della Lepo. Questo è un detergente al miele e propoli con estratto di Achillea Bio per pelli normali a miste, anzi. Allora, profumo strano, me lo ricordavo, un profumo strano, ma non è sgradevole, buonissimo, fresco e delicato e lascia la pelle molto luminosa e pulita. Quindi questi sono i prodottini, sto usando un sacco di campioncini, li voglio proprio sterminare. E quindi questi erano i miei prodottini finiti, vi ringrazio, spero di avervi tenuto un po' di compagnia, che il video vi sia piaciuto, di esservi stato anche un po' utile per qualche recensione di alcuni dei prodotti che vi mostro. Fatemi sapere se li avete provati, che cosa e come vi siete trovate voi, aspetto di leggervi, grazie per aver visto il video, io vi mando tanti super baciottissimi e se vi va ci vediamo al prossimo, ciao.